L'amministrazione e la destinazione delle imprese sottratte al circuito mafioso, è stato questo il tema dell'evento formativo svoltosi all'interno dell'aula magna del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta, organizzato dalla locale Scuola Superiore della Magistratura. Tanti gli esperti del settore che si sono confrontati su come rompere il circuito mafioso nel quale restano avviluppate alcune imprese, su come amministrare le aziende in sequestro e infine anche su come destinare le risorse in favore della collettività. Noi oggi registriamo delle criticità. I beni si vengono sottratti, ma il costo della gestione è eccessivo e i beni vanno conservati per conto di chi spetta, perché una volta che c'è il sequestro non sempre si arriva alla confisca. E quando si arriva alla confisca è necessario riconvertire il bene nell'interesse della collettività e dello sviluppo economico delle aree depresse del sud. La realtà è che l'80% dei beni confiscati e sequestrati si trova nel sud d'Italia, nelle cosiddette quattro regioni convergenza, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Ma questi beni vengono non utilizzati adeguatamente per le esigenze della collettività. Allora è necessario creare un circolo virtuoso e chi veramente ha coraggio e capacità imprenditoriale si faccia avanti per amministrare proficuamente questi beni nell'interesse di una terra che ha bisogno anche di riscatto economico. Ormai l'esperienza ci dimostra che il mafioso, mentre accetta, tra virgolette, di essere privato della libertà personale, non accetta invece di essere privato dei suoi beni, perché ciò gli toglie potere, ciò gli toglie capacità di incidere sul tessuto economico, ciò gli toglie i mezzi finanziari dei quali egli può disporre o dei quali possono disporre i suoi continuatori, molto spesso familiari, ma a volte sono anche degli associati, ovvero dei soggetti contigui che si prestano a fungere da prestanome ai mafiosi medesimi. L'aggressione al patrimonio è proprio uno degli obiettivi prioritari, perché noi possiamo togliere alla mafia proprio la possibilità di incidere sul tessuto economico del luogo. Ripercorrendo quello che è l'insegnamento di Giovanni Falcone su questo tema, componente di una squadra eccezionale che ha formato noi magistrati che siamo intervenuti dopo, ma soprattutto ha formato anche l'opinione pubblica, la cittadinanza, e cioè sostanzialmente portando avanti quelle idee, quel contributo di idee, di passione che lui insieme agli altri componenti di quella squadra ha portato avanti. Cioè una magistratura autonoma indipendente, una magistratura in grado anche di essere indipendente da se stessi, dalla propria categoria, dalla propria cosiddetta casta. E lo ha fatto proprio perché su questo tema ha dato concreta attuazione alla legge Rognoni-Latorre, ha sottratto con la sua attività non soltanto persone al bacino criminale, ma anche denaro, soldi.